Buonasera, buonasera a tutti cari amici. Siamo qui per un webinar dell'Associazione Italiana di Endocrinologia Ginecologica, una grande occasione per incontrarci, risentirci. Siamo arrivati a settembre, ancora tempo di Covid, però comunque tutti coinvolti e impegnati nella nostra attività. Oggi il tema è di particolare rilievo, è menopausa, metabolismo e rischio cardiometabolico. E abbiamo due grandi speaker, il professor Tommaso Simoncini, professore ordinario di ginecologia ostetricia dell'Università di Pisa, e il professor Costantino Di Carlo, professore ordinario di ginecologia ostetricia presso l'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro, che saluto entrambi che sono qui con noi presenti stasera. Ricordo a tutti che è possibile porre delle domande, avremo la prima relazione, poi avremo la seconda relazione e poi avremo un tempo di domande e risposte. Per le domande vi prego di scriverle nel question and answer, domande e risposte, vedete, Q&A. Ciascuno può scrivere le sue domande, poi io seguirò le domande che vengono. Le domande porteranno eventualmente il nome di chi le ha fatto, oppure uno può anche fare la propria domanda rimanendo anonimo e lasciare comunque la propria domanda e vedremo una serie di domande che saranno passate ai relatori, seconda che siano per l'uno o per l'altro. Chiaramente ogni relatore, il relatore a cui non è stata rivolta la domanda, può anche lui, al termine della risposta del primo relatore, può anche lui dare i suoi commenti, se ha dei commenti che vuole fare per rendere più dinamica la nostra seduta. E adesso cominciamo. Il primo relatore di questa sera è il professor Tommaso Simoncini, il quale aprirà la sua relazione, è una relazione introduttiva sul tema generale che viene trattato ed è sul cambiamento metabolico alla transizione menopausale, fisiopatologia e conseguenze. È un grande evento nella biologia della donna. Prego Tommaso. Grazie prof per l'introduzione, carico le mie diapositive, spero che si vedano correttamente, in caso contrario fatemelo sapere. Intanto grazie al professore per l'instancabile energia con cui organizza questi eventi che sono simpatici, sono belli, ci permettono di stare insieme anche a distanza. E l'Associazione Italiana di Endocrinologia Ginecologica è sempre una fucina di argomenti e di pensieri. Allora, il cambiamento metabolico alla transizione menopausale, come accennava il professor Genazzani, è un grande momento, un momento importante che è. Questa è la cosa più interessante, tutti vediamo nella nostra pratica clinica, ma non comprendiamo, direi, pienamente. I miei conflitti di interesse, per questa presentazione non ho conflitti di interesse. Allora, il punto da cui vorrei partire è la nota, chiara differenza tra uomo e donna, insomma ce ne sono tante di differenze. Una delle tante differenze è quella metabolica che si associa ai cambiamenti ormonali a cui uomini e donne in maniera differente vanno incontro durante la vita. Allora, l'uomo chiaramente ha una sua fase puberale, ha una sua vita in cui non c'è un evento così traumatico, così improvviso, così importante come la menopausa, in cui vi sia una perdita della produzione, una riduzione importante della produzione di ormoni della sfera sessuale, soprattutto degli estrogeni e del progesterone. Invece la funzione gonadica maschile continua, pur avendo una flessione, una riduzione nel corso degli anni, in maniera continua. Questa è la più grande differenza di genere che abbiamo nelle nostre mani in termini di endocrinologia della riproduzione ed ha, come tutti sappiamo, nella nostra pratica clinica delle conseguenze importanti. L'altro aspetto curioso, quando faccio vedere questa diapositiva, spesso suscita ilarità. Ora qui siamo in un webinar, quindi non si può sentire se qualcuno si è compiaciuto o indispettito di questa diapositiva. La cosa interessante è che la menopausa non è un evento particolarmente diffuso nel mondo naturale. Solamente la specie umana e l'orca assassina, per motivi che non conosco personalmente, sono caratterizzati da questo evento in cui vi è la perdita della funzione ovarica, della funzione gonadica nell'individuo di sesso femminile ad una certa età e che questa non coincide con la morte. Okay? Quindi ci sono degli anni che vengono vissuti
dopo la cessazione della funzione orale, che sono anche tanti in entrambe le specie, sia nella donna che nell'orca. Questo è molto importante perché abbiamo pochi raffronti, quindi tutti i modelli che abbiamo dal punto di vista della menopausa sono modelli artificiali, e anche quando andiamo a vedere gli studi classici di menopausa negli animali, sono studi dove si va ad asportare artificialmente, chirurgicamente le ovaie, e vedere che cosa succede in termini di modificazione ormonale. Mentre invece appunto nella specie umana c'è questo fenomeno naturale spontaneo. Allora, dal punto di vista dei sintomi, dei segni, ce ne sono tanti, ecco, il capitolo del peso e dei cambiamenti metabolici è un capitolo un po' sottotrattato, mentre in altre sfere di questa complessa sindrome abbiamo delle conoscenze più circostanziate, qui sono un pochino meno precise. Ma è chiaro che al momento, nel periodo che coincide con la transizione menopausale, nella post-menopausa, soprattutto iniziale, ci sono dei cambiamenti importanti che si riferiscono alla presa di peso, all'aumento dell'adiposità viscerale, quindi del grasso addominale, e un aumento misurabile della circonferenza della vita. Tanché, questo è quello che facciamo vedere da sempre anche nelle lezioni agli studenti di medicina, c'è questo cambiamento dalla forma ginoide alla forma androide del corpo in una donna, per cui il grasso, che tradizionalmente se si doveva accumulare, si accumulava sulle gambe, sulle cosce, sui fianchi, invece inizia ad accumularsi a livello addominale. Questo è un problema importante nella mia personale pratica clinica, ma credo anche in quella di molti di voi che ascoltate, forse insieme con la sintomatologia vasomotoria, che è così devastante dal punto di vista della benessere, della qualità della vita, è una delle prime preoccupazioni delle donne al momento della transizione menopausale. Quindi il cambiamento della propria immagine corporea, della propria forma, ha un impatto rilevante sulla percezione della propria femminilità, della propria immagine. Ovviamente questo ha anche un impatto dal punto di vista cardiometabolico, quindi la sessione di oggi è dedicata anche a questo, e quello che sappiamo è che, se andiamo a vedere nei grandi studi epidemiologici, questo è l'Interarte, che è stato pubblicato nel 2005, quindi sono 15 anni fa, un grandissimo studio che dimostra come la frequenza di infarto del miocardio non è solo dipendente dal body mass index, quindi dall'indice di massa corporea, quindi dal rapporto tra grasso e altezza sostanzialmente, ma è prevalentemente dipendente dal waist to hip ratio, quindi dal rapporto vita fianchi, quindi tra non è tanto quanto grasso c'è, ma quanto grasso c'è a livello addominale, che determina un rischio sia nell'uomo che nella donna di sviluppare un infarto miocardico. Da questo punto di vista ci sono state delle evoluzioni importanti negli ultimi anni, perché la ricerca si è concentrata nel cercare di caratterizzare dal punto di vista un pochino più biochimico, infiammatorio, immunitario, le caratteristiche di questo grasso che si accumula in questa fase, in qualsiasi fase della vita, diciamo del grasso viscerale. E tecnicamente c'è evidenza che non tutto il grasso sia uguale, non tutte le persone abbiano un sovrappeso o un'obesità, nel caso questo diventi obeso, dello stesso tipo. Ci sono dei fenotipi diversi, per cui ci sono persone che sono obese ma sono sane dal punto di vista metabolico, quindi questo grasso non è particolarmente attivo nel produrre cose che mettono a rischio di sviluppare diabete o ipertensione arteriosa o patologia cardiovascolare. Al contrario, ci sono persone che magari sono più magre, ma che hanno invece, dal punto di vista del grasso che si portano addosso, un fenotipo attivo, metabolicamente attivo. E questo fenotipo è caratterizzato, vedete, non solo da un grasso viscerale, ma anche da un processo infiammatorio a livello del tessuto adiposo, quindi è un grasso che si porta dietro e sostiene una forma particolare di infiammazione, con un profilo infiammatorio e di segnalatori di adipocitochine di provenienza del tessuto adiposo differente rispetto a quello delle persone che non hanno questo fenotipo, una minore massa muscolare, questo è molto importante, e appunto un livello di fitness cardiorespiratorio minore. Quindi sono persone che tendono ad essere più grasse, meno muscolose e con una performance personale diversa. Quindi a parità di grasso ci sono fenotipi diversi. Questo è un dato interessante che fa vedere come se uno va a differenziare questi fenotipi in un grande studio, questo è il Women's Health Initiative, nel suo braccio osservazionale,
e va a differenziare le donne che sono metabolicamente benigne, con un peso normale, che sarebbero le barrette di sinistra nei tre grafici, poi quelle che sono a rischio, quindi sono metabolicamente infiammatorie, attive, ma hanno un peso normale sempre, quindi peso normale contro sovrappeso, anche qui metabolicamente benigne, metabolicamente infiammate, vedete che c'è proprio una scalarità diretta, per cui nella quantità di leptina, di resistina, di adiponettina, quindi di queste molecole che segnalano quanto efficacemente o meno efficacemente, soprattutto il recettore dell'insulina funziona, si trova proprio una scalarità. Quindi mano a mano che c'è più grasso, il grasso è più attivo, in senso negativo, si va peggio dal punto di vista metabolico. Questo è un nostro studio che abbiamo pubblicato insieme a un consorzio, a Peter Cebrau in Ecuador e a Faustino Perez Lopez in Spagna, che fa vedere esattamente la stessa cosa. Quindi quando si vanno a vedere le concentrazioni di questi ormoni collegati all'azione dell'insulina in pazienti senza o con, nelle barre con rigate, con caratteristiche di sindrome metabolica, quindi che sono metabolicamente appunto più deranged, più come quelle che abbiamo visto nel grafico prima, vediamo dei livelli sistematicamente superiori e anche superiori ai livelli di insulina. Quindi sono pazienti che hanno un fenotipo infiammatorio metabolicamente sbagliato e infiammatorio, quello che ho fatto vedere in questo secondo studio che vi faccio vedere, sono 100 donne dopo la menopausa in assenza o in presenza di sindrome metabolica, e vedete che i livelli circolanti di metaboliti infiammatori come l'interleuchina 6 o che hanno a che fare con la capacità della cellula endoteliale di sostenere o di impedire la coagulazione inappropriata, quindi hanno a che fare con la trombosi, con la formazione dell'aterosclerosi e tutto, sono completamente diversi. Quindi quanto più si è metabolicamente sbagliati dal punto di vista del grasso che abbiamo, tanto più vengono dietro, si cambiano e troviamo nel circolo dei segnalatori che poi agiscono e rendono i nostri vasi più infiammati, più attivi e quindi ci mettono a rischio dal punto di vista cardiovascolare. Allora, la mia presentazione è sulla fisiopatologia, cioè come succede tutto questo? E la prima domanda che vorrei affrontare è: cosa c'entra la menopausa con questo accumulo di grasso? Quindi è un qualcosa di correlato? Si ingrassa perché si va in menopausa oppure si ingrassa quando si va in menopausa? Che sono due domande diverse. Allora, questa è una coorte classica, lo studio SWAN, lo Study of Women Across the Nation, che è una coorte di persone che sono state seguite negli Stati Uniti per tanti anni, a partire da 4 anni in questi grafici prima dell'ultima mestruazione. Il punto zero è l'anno in cui le donne hanno avuto l'ultima mestruazione e poi gli anni successivi. Allora, la cosa interessante, vedete subito, che il peso in assoluto e la percentuale di grasso corporeo non cambia in questo periodo abbastanza prolungato, degli stati di 6-7 anni. Al contrario, quello che cambia è la distribuzione del grasso a livello viscerale, a livello sottocutaneo. Quindi il grasso non aumenta in generale, ma si sposta da un posto all'altro, si sposta verso queste zone che sono cattive. E la cosa interessante è che tutto questo succede in corrispondenza di un, non è statisticamente significativo, ma c'è chiaramente una riduzione dell'introito calorico. Quindi non è che queste donne cambiano l'alimentazione in senso peggiorativo, anzi, probabilmente, questa è la mia personale interpretazione, a causa di questo inarrestabile cambiamento della struttura corporea, si sta più attenti, quindi si potenzia sugli aspetti di cautela, di introduzione calorica. Poi non è detto che queste donne siano in un regime dietetico guidato o strutturato, però sicuramente non è un aumento della quantità di grasso che è determinato da una modificazione alimentare. Da questo punto di vista è interessante ricordare uno dei concetti, che il grasso non è che è lì per dispetto. Il grasso sta lì perché è un grande contenitore di risorse energetiche e diventa importante quando queste risorse energetiche, non bruciandole, noi non sappiamo più dove metterle, perché se le lasciamo in giro, in particolar modo lo zucchero, l'eccesso di queste risorse energetiche determina situazioni di anomalia metabolica. Per esempio, può determinare, per quanto riguarda il grasso, un accumulo a livello epatico, quindi la steatosi, può determinare un'elevazione dei livelli circolanti di zucchero, di glicemia, quindi di diabete. Allora, quello che succede è che l'aumento di storage, quindi di immagazzinamento di questa energia nel grasso, che è quello che fa cambiare e fa espandere il tessuto adiposo addominale, non dipende dal fatto che, come viene facile pensare, l'insulina cambia la maniera con cui lavora, il pancreas non ne produce più abbastanza, i tessuti diventano improvvisamente poco capaci di utilizzare l'insulina per pompare lo zucchero e gli altri nutrienti all'interno delle cellule dove devono essere bruciati, per esempio nel muscolo.
In realtà quello che cambia è il bilancio energetico. Quindi noi da quando abbiamo 10 anni a quando ne abbiamo 50, uomini e donne che siamo, ma parliamo di donne in questo caso, abbiamo una riduzione dell'energy balance. Quindi prima avevamo un tenore di bruciamento di queste fonti energetiche continuo con un livello di energia bruciata per singola attività che facciamo, camminare, muoverci, fare attività sportiva anche, ma anche semplicemente le nostre attività normali, che consentiva di non avere poi una grande quantità di energia libera da dover essere immagazzinata da qualche parte. Quando invecchiamo un pochino, intorno ai 50 anni, il nostro energy balance diventa negativo, quindi non bruciamo di più di quello che introduciamo, ma non bruciamo nemmeno altrettanto di quello che introduciamo, allora abbiamo una quota libera di energia che da qualche parte dobbiamo metterla. E il grasso, soprattutto il grasso viscerale, che è quello che è pronto a raccogliere e immagazzinare per rendere inoffensivo tutta questa energia che noi abbiamo a disposizione, si offre prontamente per accoglierla. Ed ecco che il grasso viscerale si espande. Quindi nascondiamo come lo sporco sotto il tappeto e questo qui all'inizio ci protegge. Okay? Quando poi il grasso viscerale diventa oltre una certa soglia, allora a questo punto, a seconda anche del fenotipo metabolico che ha, il grasso viscerale diventa invece il protagonista e rilascia cose che non vanno bene che determinano un malfunzionamento cardiometabolico del nostro corpo. Quindi un processo adattativo diventa poi un processo patologico. Questo è, per farvi un esempio con dei dati che abbiamo pubblicato appunto un pochino qualche mese fa, inizio anno, una coorte, sono circa 100 donne anche in questo caso, che sono state in maniera prosezionale analizzata prima, durante la transizione o dopo la transizione menopausale, divise a seconda del loro peso, normale oppure sovrappeso oppure obese, e in dipendenza della presenza di uno, due o tre o nessun criterio, NIH per la sindrome metabolica, misurando tutta una serie di metaboliti appunto che hanno a che fare con il metabolismo dell'adipe, l'infiammazione e ecco quello che abbiamo trovato che è molto molto interessante è che in questo passaggio tra peri e post menopausa il grasso viscerale si comporta in una maniera che non è nemmeno così direttamente interpretabile come quello che vi lasciavo intendere prima. Per esempio, quello che troviamo è che nel passaggio alla post menopausa c'è una produzione di ridotta di Waspin e Wispadin, che sono due metaboliti del tessuto adiposo che vedete determinano una riduzione della sensibilità all'insulina, però c'è anche un aumento della produzione di adipsina, che invece è uno stimolante della secrezione insulinica nel pancreas. Quindi cambiamenti che non si traducono necessariamente in un difetto glicometabolico che possa portare ad un aumento della quantità di zuccheri liberi, quindi di diabete. E nel contempo c'è una maggior quantità di adiponettina prodotta, che anche in questo caso, come l'omentina 1, tendono a stimolare la sensibilità periferica all'insulina. Quindi, se uno mette insieme tutte queste cose, è un pochino difficile interpretarle, ma sembrerebbero essere tutta una serie di meccanismi che potrebbero anche essere dei meccanismi di accompagnamento. Quindi, in corrispondenza di questo cambiamento metabolico di base, quindi bruciamo di meno, abbiamo più energia libera, quindi la accumuliamo di più, il grasso si riadatta e nel riadattarsi, diciamo, il corpo risponde a sua volta a questo grasso che aumenta, con dei cambiamenti che se da un lato portano a una minor sensibilità periferica all'insulina, dall'altro cercano di stimolare la produzione o l'utilizzo dell'insulina a livello periferico. Quindi molto complesso, ma interessante, ci dà credo il segno di quanto in realtà il metabolismo sia molto più complicato in questo momento della menopausa di quello che non possiamo pensare. Allora, questo fenomeno è importante perché la sindrome metabolica a cui accennavamo prima diventa dal punto di vista statistico numericamente importante negli anni tra i 40 e i 60 anni, sia nei maschi che nelle femmine, ma vedete in termini assoluti si passa. A fine 40 anni circa 2%-3% delle donne hanno la sindrome metabolica in Europa, a 60 anni si passa al 10-11%. Quindi qui il numero dal punto di vista statistico e di popolazione cresce molto, questa ha grandi implicazioni in termini di incidenza di patologia cardiovascolare, di stroke e quindi di costi sanitari e di morbilità e mortalità. Dal punto di vista femminile, le caratteristiche che sono più impattanti sono un pochino diverse da quelle a cui siamo abituati a pensare e conoscere nell'uomo. In realtà c'è questa differenza anche di genere
negli studi di argomento cardiovascolare. Per cui nella donna, dal punto di vista della dislipidemia, le caratteristiche più importanti, quelle che si associano ad un rischio cardiovascolare maggiore, sono prevalentemente il basso livello di colesterolo ad alta densità, l'HDL, e gli alti livelli di trigliceridi, mentre invece avere una quantità elevata di colesterolo e LDL è certamente importante, ma meno importante come fattore di rischio rispetto a quanto non sia nel sesso maschile. L'ipertensione arteriosa è particolarmente importante come fattore di rischio, più importante nella donna che nell'uomo, quindi uguali livelli di ipertensione arteriosa determinano un rischio aggiuntivo nella donna di avere un infarto oppure di avere uno stroke, quindi un ictus, sia ischemico che emorragico. La obesità viscerale, il diabete, la disfunzione endotelio sono altre caratteristiche che spesso accompagnano. Vedete l'ipertensione sia nell'uomo che nella donna, ma vedete il picco nella donna, tra i 45 e i 55 anni si passa da un 25 a un quasi 50% di prevalenza di ipertensione arteriosa. E questo è molto interessante, questo è lo studio di Code, un grande studio, anche questo ormai quasi 20 anni, che vi fa vedere cosa? Vi fa vedere come, quando voi guardate le patologie cardiovascolari, e quindi vedete le persone che non hanno patologie cardiovascolari, quelle che hanno l'ipertensione, quelle che hanno il diabete, quelle che hanno ipertensione e diabete insieme, l'impatto della somma delle due condizioni, ipertensione e diabete, non è lo stesso nell'uomo o nella donna. Nell'uomo il rischio relativo di morire di patologia cardiovascolare è di 2,3 se uno ha ipertensione e diabete, che è un pochino superiore a quello di avere il diabete da solo, l'ipertensione da sola, ma nella donna il rischio raddoppia. Quindi l'impatto sinergico di queste problematiche metaboliche cardiovascolari nella donna è maggiore rispetto all'uomo. Questo quindi determina la necessità di essere più attenti dal punto di vista clinico a quello che accade in questa fase della vita. Allora, menopausa c'entra con il cambiamento metabolico? Come abbiamo visto, sì e no, perché avete visto che dallo SWON si vede che l'aumento di peso aumenta un po' prima di andare realmente in menopausa, e abbiamo visto che insomma sono una finestra di 15 anni in cui cambia il metabolismo, cambia la frequenza anche di queste altre patologie. Quindi la grande domanda è se gli steroidi sessuali, perché qua quando parliamo di menopausa parliamo di steroidi sessuali, abbiano un impatto sull'accumulo di grasso al momento della menopausa. Qui è difficile perché le cose diventano molto sperimentali, non ci sono molti dati, questi sono dati di laboratorio su cui stiamo lavorando anche in questo periodo. Quello che vedete sono in rosso sono delle cellule di tessuto adiposo umano che sono coltivabili in vitro. E vedete che le cellule sono in fase normale oppure esposte all'estradiolo, al progesterone o al testosterone, quindi a tre concentrazioni fisiologiche in questo caso, quindi da fase follicolare avanzata, non farmacologiche, prima di differenziarsi o durante il loro lungo tragitto sono cellule che cambiano forma nel corso di una quindicina di giorni. Quando cambiano forma, si differenziano, fanno il loro lavoro, cioè accumulano lipidi. Queste goccioline nere che ci vedete dentro sono droplets, sono goccette di lipidi. Ecco, vedete che quando queste si differenziano in presenza di estrogeni, di progesterone e di testosterone, accumulano molti più lipidi che in assenza di estrogeni e di progesterone. Quindi gli steroidi sicuramente sono in grado di modificare l'accumulo di questi grassi. E se voi bloccate il recettore degli estrogeni con un inibitore specifico del progesterone o del testosterone con inibitori specifici, vedete come cambiano le cellule. Quindi questo accumulo aggiuntivo viene bloccato, quindi è proprio un fenomeno dipendente da un'azione, da una segnalazione dei recettori. Non voglio andare troppo nel molecolare, perché questa deve essere una presentazione clinica, però è interessante vedere come molecole come IRS1, che è il segnalatore diretto del recettore dell'insulina, o GLUT4, che è la molecola che all'interno delle cellule di adipociti o di cellule muscolari determina l'internalizzazione dello zucchero, quindi guida, dà l'effetto poi finale di quella cascata metabolica di consumo dell'energia, vengono modificate, attivate o espresse in maniera differente se voi non date niente oppure se date estrogeno o insulina più estrogeni. Ecco, vi faccio vedere solo queste tre barre per capire. La quantità di questo segnalatore del recettore dell'insulina aumenta se voi date gli estrogeni, quindi in cellule, in adipociti con gli estrogeni è più vivace la segnalazione dell'insulina. Se voi mettete l'insulina aumenta ancora di più, se voi mettete estrogeno e insulina una via di mezzo, quindi come se gli estrogeni avessero una competizione con la funzione del recettore dell'insulina, che è molto interessante perché ci dice che in qualche maniera gli ormoni femminili, in questo caso gli estrogeni,
potrebbero avere un ruolo nell'interazione con i recettori dell'insulina. Allora, anche a livello del grasso, a livello del tessuto delle cellule, perdere gli estrogeni potrebbe corrispondere a un cambiamento della modalità con cui il recettore dell'insulina funziona al momento della menopausa. E forse questo magari potrebbe essere al reverso un qualcosa che ha un senso evolutivo magari nel momento della gravidanza, quando enormi quantità di estrogeni, la necessità di veicolare una grande quantità di nutrienti nel sangue materno verso il bambino, magari ha selezionato dal punto di vista naturale la donna per avere questo incontro tra due ormoni che apparentemente sono completamente diversi, come l'insulina e gli estrogeni. Allora, la domanda però viene, allora, se c'è un qualcosa effettivamente che lega, come abbiamo visto in queste cellule, l'accumulo o la distribuzione del grasso viscerale con gli estrogeni, ok? Perché c'è questo cambiamento, come abbiamo visto nello studio SWOG, di ridistribuzione del grasso che avviene già prima dell'andare in menopausa, quindi negli anni in cui ancora gli estrogeni sono ben presenti, anzi, spesso anche in concentrazioni un pochino superiore. Qui si aprono delle finestre di speculazione e di possibile ricerca molto molto interessante. Questo è un lavoro che non è ancora troppo datato, un lavoro molto interessante di un gruppo statunitense che si diletta col cercare di immaginare nuove maniere per combattere l'accumulo di grasso, l'obesità soprattutto. Quindi la ricerca di strategie per combattere l'obesità è una delle, come dire, delle cose prioritarie per il nostro futuro, dato che questa è un'epidemia. Obesità. Allora, ecco, vedete, quello che hanno fatto questi ricercatori con modelli animali, hanno utilizzato un anticorpo contro l'FSH, un anticorpo che blocca, quindi lega, vedete come in questo grafico, l'FSH e quindi ne impedisce il legame con il recettore sulle varie cellule. Ora, una cosa che magari molti di voi non hanno presente è che il recettore per l'FSH non è presente solamente sulle ovaie, è presente anche in altri tessuti e qui è un po' misterioso che cosa fa. C'è, per esempio, sulle cellule della mammella, di tumori mammari, sulle ossa, a livello muscolare ed è presente anche a livello delle cellule adipose. Allora, il blocco del recettore dell'FSH determina una riduzione, una perdita di peso significativa. Questo è molto interessante perché la transizione menopausale, gli anni immediatamente precedenti alla transizione menopausale, come tutti ricorderete dai libri di testo, da leggere il libro di Sam Yen, sono caratterizzate da un aumento del rilascio delle gonadotropine. Quindi, prima ancora che si abbassino gli estrogeni, sono l'FSH e l'LH che si alzano con un aumento della ampiezza e dell'estensione, dei picchi della pulsatilità. Quindi, la quantità di gonadotropine disponibili è maggiore in questa fase perimenopausale. Soprattutto poi quando si va in menopausa i livelli di gonadotropine si alzano e rimangono stabilmente alti. Allora, se questi ormoni, questi ormoni glicoproteici, avessero un ruolo nello stimolare la cellula adiposa ad accumulare grasso, ecco che un altro motivo per cui il grasso potrebbe aumentare prima di andare in menopausa è questa modificazione che prelude alla menopausa stessa, un innalzamento delle gonadotropine. Interessante potrebbe essere anche pensare a ridurre le quantità di gonadotropine dopo la menopausa, per capire se questo potrebbe in qualche maniera aiutare. Allora, questa introduzione che vi ho fatto, insomma, che ha inserito una serie di concetti di fisiopatologia, credo che possa essere utile per portare un concetto, è che sicuramente tra i sintomi della menopausa, tra quelle cose che la donna lamenta e tra le caratteristiche della menopausa, vi è sicuramente il cambiamento metabolico e del peso. E questo chiaramente, come abbiamo detto prima, è un problema importante per molte donne. Qui la domanda è se gli estrogeni ci possono fare qualcosa. Allora, non voglio entrare nella presentazione del professor Di Carlo, che mi seguirà e che parlerà a lungo della scelta della terapia ormonale sostitutiva e delle implicazioni, soprattutto nel contesto del rischio cardiometabolico. Però due concetti di base molto fisiopatologici e non ancora di utilizzo farmacologico clinico ve le voglio dare. E la prima domanda è che cosa sappiamo dell'utilizzo della terapia ormonale al momento della transizione menopausale? Ha un effetto di prevenzione dell'accumulo di grasso o non c'entra niente? Ci sono vari studi, alcuni studi sono più datati, alcuni studi sono più recenti, questa è una coorte che è stata pubblicata nel 2018, quindi è molto molto recente, dove vedete in questi grafici grigiolini chiari, medi e scuri, l'andamento del peso corporeo in varie maniere, questo è il body mass index, questo è il grasso subtotale, questo è il grasso androide, quindi è quello addominale, questo è proprio il grasso viscerale adiposo. Quindi,
Concentriamoci sul grafico D e vedete che quelle più in chiaro sono le donne che stanno al momento facendo terapia ormonale sostitutiva. Quelle medie sono quelle che l'hanno fatta in passato, quelle più scure sono quelle che non l'hanno mai fatta. Chiaramente vedete che nell'andamento nel tempo tra i 50 e gli 80 anni, queste coorti di donne, si vede che chiaramente quelle esposte agli ormoni continuativamente accumulano meno grasso. Se questo dipende dal fatto che erano diverse e quindi hanno avuto bisogno di fare ormoni perché avevano caratteristiche cliniche, oppure se siano gli ormoni che le hanno protette, se le avessero fatte anche questi quassù, avrebbe cambiato il fato del loro grasso, è difficile da dirsi. Però sicuramente c'è un impatto metabolico importante. E sicuramente le donne che fanno terapia ormonale non ingrassano più di quelle che non la fanno, semmai il contrario, questo è anche un argomento importante di discussione. In più abbiamo più di 100 studi randomizzati con 33.000 donne, con studi con un campione medio di 300 pazienti, quindi studi molto, molto, molto solidi, che ci dicono che le donne che fanno una terapia ormonale di vario tipo tendono ad avere, se non hanno il diabete, avere meno obesità addominale, avere una migliore resistenza all'insulina, quindi una minore resistenza all'insulina, hanno una minor incidenza di diabete di nuova diagnosi, un profilo lipidico migliore, pressione arteriosa generalmente migliore ed altri fattori particolari. E soprattutto in quelle che hanno il diabete, sono già diabetiche, tendono ad avere migliori tassi di resistenza periferica all'insulina che di glicemia a digiuno. Quindi, sia in un contesto di donna sana che in un contesto di donna diabetica, la terapia ormonale ha un effetto metabolico positivo. Quindi, in conclusione, la transizione menopausale è un momento complicato, un momento che ha una sua variabilità interindividuale, per cui ci sono alcune persone che rimangono più fit di altre. Certamente alcune persone tendono ad avere un peggioramento metabolico che parte molto spesso con un peggioramento della distribuzione del grasso corporeo. Come vedete nella Wonder Woman meno avvenente, certamente le abitudini di vita contribuiscono, quindi l'abitudine al fumo, il mangiare malsano, non essere fisicamente attive sono le cose su cui noi dobbiamo insistere di più, però c'è anche un che di personalizzazione, probabilmente nel futuro potremo avere qualche strumento in più per poter screenare le donne, per determinare quali persone sono più a rischio quando ancora vengono da una fascia d'età in cui non hanno ancora iniziato un percorso così drammatico di peggioramento metabolico per cercare di insistere più che altro su queste persone con delle strategie fisiche, alimentari, magari ormonali, magari farmacologiche mirate, con l'intento, ecco, di farle rimanere più sane possibile. Grazie. Grazie mille Tommaso, grazie mille per la bellissima presentazione. E ora, allora, prima di tutto vorrei invitare i nostri partecipanti a mandarci le loro domande. Se avete il question and answer, e vi prego di scrivere, e ecco, le domande, ciascuno potrà rivedere poi le sue domande. A me arriveranno le domande di tutti e quindi le metterò poi dopo. Ne faremo buon uso durante la parte di discussione. Adesso è con piacere che invito il professor Costantino Di Carlo a parlargli dell'evoluzione del discorso che ci ha fatto Tommaso, cioè dire sulla scelta della terapia ormonale sostitutiva nella paziente con rischio cardiometabolico. Ti prego, Costantino. Bene, buonasera a tutti. Chiedo scusa per questa immagine così che sembra un po' un serial killer in questa immagine al computer. Chiedo scusa di questo, ma purtroppo la situazione è questa. Dunque, il titolo della mia relazione. In primo luogo, grazie per l'invito. In secondo luogo, la scelta della TOS nella paziente con rischio cardiometabolico. Sostanzialmente mi si chiede di parlare di quali possono essere fra le varie terapie disponibili quelle più adatte nella paziente che presenti un rischio cardiometabolico più alto. Ora, questa è la mia certificazione di conflitto di interesse, parlerò di prodotti in vendita e quindi senza fare i nomi commerciali, quindi questo è necessario specificarlo. Ora, negli ultimi anni la rivalutazione critica dei dati ottenuti ormai circa 20 anni or sono dallo studio WHI, che tutti quanti voi conoscete, e i risultati di nuovi studi intervenuti nel frattempo hanno consentito di giungere alla conclusione che la terapia ormonale sostitutiva può avere svolge un ruolo protettivo nei confronti del rischio cardiovascolare ed ha un effetto favorevole sulle patologie metaboliche, lo abbiamo appena visto nella relazione del professor Simoncini, purché sia iniziata negli anni immediatamente successivi alla menopausa.
In altre parole, negli anni immediatamente successivi alla menopausa, e forse abbiamo sentito il problema dell'FSH che sale prima della menopausa, forse negli anni anche che immediatamente precedono la menopausa potrebbe avere un senso fare qualcosa. Bene, in questi anni si presenta quella che viene chiamata finestra di opportunità, una window of opportunity temporale durante la quale iniziare la terapia sostitutiva può avere un effetto favorevole dal punto di vista del rischio cardiometabolico. Questo concetto è accettato ormai da tutte le società scientifiche. Vedete qui le raccomandazioni del 2016 della International Menopause Society, che dicono chiaramente che l'inizio di una terapia con estrogeni nelle donne con meno di 60 anni riduce il rischio cardiovascolare, che l'utilizzo continuo di estroprogestinici associato a dei danni, a dei vantaggi meno chiari, mentre invece al di là dei 60 anni non è assolutamente consigliato. Quindi vedete come questo concetto della finestra di opportunità. La stessa cosa, lo statement del 2017 della North American Menopause Society, che sostiene gli stessi concetti. E da ultimo, ma non meno importante, perché è la Società Italiana della Menopausa, che nelle sue raccomandazioni, vedete, dice che la TOS riduce il rischio di diabete e effetti positivi su altri fattori di rischio, come il profilo lipidico, la pressione arteriosa, la distribuzione del grasso e la sindrome metabolica. La maggior parte degli studi evidenzia i potenziali benefici nel ridurre il rischio di malattia coronarica, mortalità cardiaca e mortalità totale, purché iniziata in donne al di sotto dei 60 anni o entro i 10 anni. Di nuovo il concetto della window of opportunity. Detto questo, quindi chiarito che la terapia ormonale sostitutiva iniziata nel momento giusto è vantaggiosa dal punto di vista del rischio cardiometabolico, restano dei dubbi da chiarire. Cosa succede nelle donne che hanno un rischio cardiometabolico più alto? Quali sono quelle donne? Quelle donne che per esempio hanno delle dislipidemie importanti, che sono insulinoresistenti o addirittura che presentano già un diabete di tipo 2, che sono in maniera importante obese, specie a livello addominale, le donne ipertese. E poi esiste una differenza nell'effetto sul rischio cardiovascolare a seconda del tipo di terapia ormonale sostitutiva che noi somministriamo. Voi sapete che esistono diverse vie di somministrazione, la via transdermica e la via orale, che sono vie sistemiche, ma esistono anche delle vie locali, le vie, soprattutto la via transvaginale. C'è una differenza nel somministrare gli estrogeni con una o con l'altra via di somministrazione. E poi all'estrogeno, che in Italia è sempre estradiolo, in Italia non è più in commercio da solo l'estrogeno coniugato equino, quindi comunque somministriamo sempre estradiolo, ma a questo estradiolo noi possiamo associare progestinici diversi. Ci viene quindi la questione se diversi tipi di progestinico possano essere associati a un rischio cardiometabolico, a un vantaggio maggiore o minore. Di fatto, come abbiamo visto adesso nella relazione di Simoncini, la menopausa di fatto spesso si associa a quella che è una sindrome metabolica menopausale, in cui c'è un'alterazione del quadro lipidico, ci sono alterazioni nell'azione dell'insulina ed entrano in gioco una serie di altri fattori, fra cui è di grande importanza la disfunzione endoteliale e l'aumento della pressione arteriosa. Ora, questo lo abbiamo visto molto bene poco fa, nel corso della transizione menopausale, voi vedete, abbiamo un incremento a 10 anni della circonferenza addominale, della percentuale di massa grassa, della quantità di grasso corporeo, mentre invece, vedete, abbiamo una diminuzione della massa magra. E questa diapositiva l'avete appena vista nella relazione del professor Simoncini, voi vedete come l'obesità, soprattutto addominale, il waist hip ratio che sale, si associa ad un importantissimo incremento del rischio di patologia coronarica. Quindi, qual è l'effetto della terapia sostitutiva su questo parametro? Vedete, questi sono i dati che vengono dalla Women's Health Initiative, pubblicati nel 2005, e cosa ci dicono? Che la terapia sostitutiva rispetto al gruppo placebo
è vantaggiosa sotto una serie di punti. Mantenimento della massa magra, rapporto del grasso fra il tronco e la gamba, e voi vedete come è nettamente vantaggioso per la terapia sostitutiva, e la percentuale di massa grassa. Vedete che ci sono delle differenze importanti. Quindi, secondo questo studio, che è uno dei più importanti, dopo 3 anni, voi vedete già un'importante differenza fra il gruppo trattato e il gruppo placebo. Ma veniamo all'aspetto pratico. Quali sono le terapie sostitutive sistemiche, poi vedremo quelle locali, in commercio in Italia? Abbiamo diverse possibilità. In primo luogo abbiamo delle terapie già pronte, per lo più si tratta di terapie somministrate per via orale, tranne questa che contiene estradiol e levonorgestrel, altrimenti voi vedete che si tratta di estradiolo valerato o emidrato in associazione a diversi progestinici, che possono essere il metrossiprogesterone acetato, il ciproterone, l'irogesterone, il lomegestrol acetato, quella transdermica associata al levonorgestrel. Questi sono sistemi, sono combinazioni cicliche, combinate o sequenziali, con le quali quindi a paziente presente da una mestruazione. Ma abbiamo anche delle combinazioni in combinata continua, in cui la somministrazione di estrogeno e di progestinico avviene in continuo, e qui l'estrogeno è associato al drospirenone, al noretisterone acetato, al didrogesterone, e questo è uno dei più recenti, il dienogest. Trascureremo in questa trattazione l'associazione di estrogeni coniugati e quindi il bazedoxifene, di cui sicuramente avrete sentito parlare in altre sedi, e il tibolone, che di fatto può essere assimilato a una combinata continua. Ma se queste sono le combinazioni già belle fatte, che vedete hanno un costo non indifferente, esiste la possibilità di costruirsi da soli la propria terapia sostitutiva da somministrare, da adattare, da cucire su misura sulla nostra paziente, somministrando l'estrogeno come compresse di estradiolo valerato, oppure come cerotto, come gel, come spray transdermico, associando poi un progestinico a scelta, che può essere il progesterone, che può essere somministrato anche per via vaginale, l'idrogesterone, il lomegestrol acetato, il metrossiprogesterone acetato, e non dimentichiamolo mai, esiste la possibilità di utilizzare il dispositivo intrauterino medicato con levonorgestrel in associazione all'estradiolo come componente progestinica. Questo può essere fatto in maniera ciclica o può essere fatta come una combinata continua. Non dimentichiamo da ultimo che nelle pazienti in cui è stata praticata un'isterectomia, la terapia sostitutiva va effettuata con il solo estrogeno. Ma esiste anche la possibilità di somministrare delle terapie estrogeniche locali, che sono quelle che vedete elencate in questa diapositiva. Ora, sia per la via di somministrazione, sia per il fatto che l'assorbimento del promestriene, per esempio, è molto scarso, che l'estriolo è un estrogeno molto debole, che la quantità di estradiolo che viene somministrata per via vaginale è bassissima, di fatto, questa è un'affermazione un po' apodittica che faccio, ma vi prego di credere che i dati della letteratura sono tutti concordi su questo, la possibilità che le terapie estrogeniche disponibili per via vaginale alle dosi proposte, è importante il problema delle dosi, possano interferire in senso positivo o in senso negativo con il rischio cardiometabolico della donna è una possibilità assolutamente remota. Quindi possiamo immediatamente escludere la possibilità che questi prodotti in qualche modo possano interferire con il rischio cardiometabolico. Viceversa, torniamo ai nostri prodotti che vedevamo prima, questi qui possono interferire in maniera importante e potrebbe esserci una differenza a seconda della terapia che utilizziamo. Fondamentalmente queste terapie differiscono per due fatti, per la via di somministrazione dell'estradiolo e per il tipo di progestinico associato all'estradiolo, e qui vedete quali sono i progestinici in commercio in Italia per questa indicazione. Meno importante mi sembra lo schema di somministrazione. Voi sapete che abbiamo schemi sequenziali, in cui a una fase in cui è presente il solo estrogeno segue una fase in cui è presente il progestinico, e schemi combinati in cui estrogeno e progestinico vengono sempre somministrati insieme. Esistono schemi ciclici in cui c'è un momento in cui l'estradiolo non viene somministrato,
e schemi continui in cui la somministrazione di estrogeno è continua. Da un punto di vista dell'effetto cardiometabolico non c'è nessuno studio che evidenzi una differenza a secondo del tipo di schema di somministrazione che si utilizza. Ma prima di parlare di rischio cardiometabolico, mi sembra importante sottolineare riguardo la via di somministrazione che al di là degli effetti sul rischio cardiometabolico, la più importante differenza fra la via di somministrazione orale e quella transdermica è il diverso rischio di tromboembolismo venoso. La via di somministrazione orale si associa ad un aumento di questo rischio. La via di somministrazione transdermica è stato ampiamente dimostrato non comporta un aumento del rischio di tromboembolismo venoso. Lo vediamo molto bene in questa famosa meta-analisi che ormai data oltre 12 anni or sono, in cui voi vedete come il rischio con gli estrogeni orali è posto qui, vedete come il rischio di tromboembolismo venoso, e come invece con l'estradiolo transdermico non si osserva l'aumento del rischio. E dei vari studi praticati su questo argomento, lo studio Ester, pur essendo uno studio osservazionale, è quello che molto meglio ci fa, molto meglio degli altri, ci fa vedere questa differenza. Voi vedete il rischio di tromboembolismo venoso con la somministrazione orale dell'estrogeno e vedete quello invece con il rischio come cambia con l'utilizzo della terapia transdermica. E già cominciamo a vedere una cosa. Questo è uno studio francese. In Francia fondamentalmente si utilizza come progesterone o il progesterone micronizzato o il medrossi, il nomegestrolo acetato. E voi vedete la differenza. Se noi associamo il progesterone micronizzato non c'è nessun aumento del rischio e voi vedete che i derivati del norpregnano, in questo caso stiamo parlando sicuramente del nomegestrolo acetato, vedete come invece l'aumento del rischio si mantiene. Quindi già vediamo qui una prima differenza per quanto riguarda i diversi progestinici, che però è abbastanza importante. Ora, detto questo per il rischio di tromboembolismo venoso, quali sono le altre differenze tra la somministrazione orale e quella transdermica? La somministrazione orale è pratica, è conveniente, può essere sospesa rapidamente, ma si associa a una bassa biodisponibilità alla creazione di un reservoir ormonale che è l'estrone solfato, che è biologicamente inerte, ma che continuamente consente di l'utilizzo di estrogeno e ha soprattutto un elevato impatto epatico. Il first pass epatico, l'estradiolo micronizzato, l'estradiolo valerato, quando arrivano nel tratto digerente vengono assorbiti e tutto quello che viene assorbito va a finire immediatamente al fegato. E questo che cosa comporta? Comporta un aumento delle sintesi di proteine epatiche, fra cui le globuline coagulazione, ed ecco perché l'aumento del rischio di tromboembolismo venoso, ma comporta anche un profilo lipidico favorevole, come vedremo. Viceversa, la terapia ormonale transdermica evita il primo passaggio epatico, quindi sono necessari minori dosaggi per avere una pari efficace, abbiamo una concentrazione sierica stabile, ma non è soprattutto non vi è aumento di trigliceridi, non vi è aumento di fattori della coagulazione e quindi è un ridotto rischio di tromboembolismo venoso, come vi dicevo prima, e probabilmente c'è un effetto benefico anche sulla pressione arteriosa. E vediamo tutto riassunto in questa bella immagine che proviene da una review su Endocrine Review. Voi vedete l'estradiolo sistemico, minore effetto a livello del fegato, non sono alterati i livelli di trigliceridi, si riduce il rapporto LDL-HDL, ma vedete, non in maniera così importante come con la somministrazione orale, non c'è aumento dei fattori della coagulazione, aumentano i livelli di estradiolo, ma non quelli di estrone, l'estradiolo arriva facilmente a tutti i tessuti non epatici e questo in opposizione con quello che succede con la somministrazione orale. Se andiamo a vedere, questo è una meta-analisi della Salpeter pubblicata nel 2006, fa vedere qual è la differenza
né fra tra la somministrazione transdermica e quella orale nelle donne non diabetiche per quanto riguarda i parametri metabolici. E voi vedete che il rapporto, per esempio, il rapporto LDL-HDL, se noi confrontiamo la somministrazione transdermica con quella orale, voi vedete che la somministrazione orale, che come abbiamo detto ha questo first pass epatico, ha un impatto molto più importante, consentendo una diminuzione del rapporto LDL-HDL molto maggiore rispetto a quella che avviene con la terapia transdermica. E se andiamo a vedere però invece altri parametri, come per esempio un parametro infiammatorio come la CRP, voi vedete che invece l'effetto della terapia con agenti orali è molto più importante, rappresentando quindi un vantaggio la terapia transdermica. E infine vedete altri fattori, come vengono alterati con la terapia orale e come invece con la terapia transdermica non si osserva questa alterazione. L'OMA index, che voi sapete è un indice di insulino resistenza, voi vedete come c'è una riduzione in generale con tutti i tipi di terapia, ma questa riduzione sembra più spiccata con le terapie orali, benché alla valutazione statistica non c'è una differenza significativa. E questo è lo studio KIPS, uno dei più recenti, in cui si osserva come la terapia con estradiolo transdermico riduce significativamente rispetto al placebo sia i livelli di insulina a digiuno che l'OMA index score. Lo vedete rappresentato qui, questa è la terapia con estradiolo, e voi vedete come qui c'è una significatività che invece viene a mancare con la terapia orale. Quindi sostanzialmente sembrerebbe esserci un vantaggio per l'utilizzo di una via transdermica quando parliamo delle due diversi tipi di somministrazione dell'estradiolo. Ma veniamo adesso invece a parlare dei diversi progestinici disponibili. In questa diapositiva in rosso vedete indicati quelli che sono i progestinici utilizzati in Italia nei prodotti preconfezionati o che possiamo utilizzare fabbricandoci, come dicevo da prima, fabbricandoci da soli la nostra terapia sostitutiva. Il levonorgestrel è unicamente presente in un cerotto già preparato, diciamo già pronto, mentre lo stesso discorso vale per l'idrospirenone, che è presente in un prodotto già impacchettato, lo stesso vale per il vienogestrel e per il ciproterone, mentre invece per gli altri è possibile fabbricarci la nostra terapia sostitutiva da soli. E questi progestinici differiscono in maniera importante. Il progesterone e l'idrogesterone, che vedete qui sopra, che sono correlati al progesterone, presenta un profilo di attività biologiche sostanzialmente sovrapponibile a quello del progesterone. Il ciproterone acetato ha un importante effetto antiandrogenico. Il medrossiprogesterone acetato, invece, ha un effetto sulla glucocorticoide importante. Il nomegestrolo acetato presenta un'importante attività antigonadotropica, il levonorgestrel diciamo è somministrato solo per via transdermica e il drospirenone, vedete, ha un'importante attività antiglucocorticoide. Questo ha un'importanza da un punto di vista pratico? Sì. Questo è uno degli studi più importanti pubblicati sulla terapia sostitutiva, è molto datato, stiamo parlando di 25 anni fa, però è uno dei primi studi che ci ha fatto vedere con chiarezza quali sono gli effetti della terapia sostitutiva sui parametri metabolici. E voi vedete che gli estrogeni coniugati, stiamo parlando di estrogeni coniugati qui e non di estradiolo, ma l'effetto dell'estradiolo sostanzialmente è lo stesso, gli estrogeni coniugati quindi provocano un aumento dell'HDL importante, un fatto vantaggioso dal punto di vista metabolico. Orbene, quando vengono associati col medrossiprogesterone acetato in maniera ciclica o continua, questo effetto di incremento dell'HDL scompare, vedete, si riduce in maniera importante. Viceversa, associato al progesterone naturale, progesterone micronizzato, vedete che il progesterone micronizzato non ha questo effetto così importante di riduzione dell'effetto benefico dei estrogeni coniugati equini
sull'HDL. Quindi l'HDL continua a essere aumentata nelle pazienti che associano il progesterone micronizzato. Non c'è grande differenza invece per quanto riguarda l'LDL e i trigliceridi. E un altro punto importante è quello della pressione arteriosa. Qui stiamo parlando di donne con ipertensione e vedete come la terapia sostitutiva con PECH o con estrogeni coniugati equini ha effetti diversi sulla pressione arteriosa di queste pazienti a seconda dello studio che andiamo a valutare. Anche se in generale, negli studi in cui è presente un controllo con il placebo, la terapia sostitutiva sembra avere un effetto benefico sulla riduzione della pressione arteriosa. Quello che dobbiamo tenere presente qui però è che gli estrogeni hanno un importante effetto sul sistema renina-angiotensina. Agendo sul fegato, gli estrogeni incrementano la produzione di angiotensinogeno, lì dove invece il progesterone, andando ad agire sui recettori dei mineral corticoidi, riduce la produzione di renina. Questo che fa sì che un progestinico in particolare, il drospirenone, che è simile al progesterone nella sua capacità di interferire con i recettori mineral corticoidi, è vantaggioso per i suoi effetti sulla pressione arteriosa e sulla ritenzione idrica. C'è una serie di studi che evidenziano i benefici di questa terapia. Qua in particolare vedete che sono pazienti che assumono enalapril per l'ipertensione. Un gruppo viene trattato con i due drospirenone, l'altro con placebo, e voi vedete che la terapia col drospirenone ha un importante effetto supplementare, va ad aumentare l'effetto terapeutico dell'enalapril sulla ipertensione. Quindi un dato importante sul drospirenone è che nella paziente ipertesa probabilmente una terapia sostitutiva in cui la componente progestinica sia costituita dal drospirenone può presentare dei vantaggi. E andiamo adesso a vedere l'aspetto della insulinoresistenza. La terapia sostitutiva interferisce con l'insulinoresistenza in maniera importante. Abbiamo visto che riduce la quantità di grasso corporeo, aumenta la disponibilità di glucosio a livello muscolare, agendo a livello epatico riduce l'insulina a digiuno e aumenta la sensibilità all'insulina. E questi sono gli effetti dei diversi progestinici. Vedete che la somministrazione di estradiolo aumenta la sensibilità all'insulina, ma quando andiamo ad associare il metrossiprogesterone acetato, questo miglioramento della sensibilità insulinica scompare. Il lomegestrol acetato, questo è uno studio nella scimmia, vedete come la somministrazione di estradiolo aumenta la sensibilità all'insulina, ma quando andiamo ad aggiungere lomegestrol acetato all'estradiolo, questo miglioramento della sensibilità all'insulina scompare. Ancora invece il diidrogesterone, che come dicevo è molto simile al progesterone nella sua attività, voi vedete come si riduce significativamente l'insulinemia a digiuno nel corso del trattamento nelle pazienti che utilizzano 17 beta-estradiolo e diidrogesterone, a dimostrazione dell'efficacia della ottima possibilità di utilizzare questo progestinico in associazione con l'estradiolo. Quindi, venendo alle conclusioni, la via transdermica o la via orale? La via transdermica ha un impatto meno importante sul profilo lipidico, ma si associa a un minore incremento o a un nullo incremento del rischio di tromboembolismo venoso. Il progesterone e l'idrogesterone, rispetto ad altri progestinici, non modificano l'effetto benefico degli estrogeni sul profilo lipidico e sull'insulinoresistenza. E infine il drospirenone può risultare vantaggioso nelle pazienti ipertese. Queste conclusioni sostanzialmente concordano
con le raccomandazioni della Società Italiana di Menopausa del 2017, che voi vedete ci dicono il progesterone naturale o alcuni progestinici come il trospirenone, caratterizzato da proprietà antimineralcorticoidi, possono avere vantaggi aggiuntivi sul profilo cardiovascolare rispetto ad altri progestinici. Infine, mi pare opportuno sempre ricordare, perché tendiamo a dimenticarcene, che l'utilizzo del dispositivo intrauterino medicato con levonorgestrel, che spesso noi utilizziamo nelle donne che si avvicinano alla menopausa e che presentano importanti menometrorragie, per controllare il sanguinamento utilizziamo questo presidio, bene, questo stesso dispositivo intrauterino, una volta che è lì, può essere utilizzato come componente progestinica di una terapia ormonale sostitutiva, in cui noi possiamo limitarci a somministrare solo estrogeno, sapendo che nell'utero della paziente è presente il dispositivo con il levonorgestrel che funge da progestivo. Io spero di non avervi annoiato e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille Costantino, grazie mille Tommaso, per queste splendide relazioni che si integrano sull'aspetto menopausa, metabolismo e risultato metabolico, integrato anche dall'efficacia della terapia ormonale sostitutiva con i suoi vari componenti. Andiamo adesso, siamo già un po' avanti nel tempo, ma andiamo adesso alle domande. Abbiamo una serie di domande che vorrei cominciare a fare. Una prima per Tommaso. Quale relazione esistono tra insulina ed estrogeni? Sì, grazie per la domanda. Allora, la cosa è complessa, però è curioso che se uno va a capire un pochino meglio come funzionano questi recettori, il recettore degli estrogeni è un recettore complesso che, come sapete, lavora nel nucleo e riceve gli ormoni che passano liberamente attraverso la membrana, ma in realtà ci sono anche delle sottoparti, delle sottocomponenti del recettore degli estrogeni che stanno molto vicino sulla membrana cellulare. Queste porzioni dei recettori per gli estrogeni che sono responsabili per dei segnali un pochino più veloci, più rapidi di questo ormone, collaborano molto con i recettori dell'insulina. In particolar modo condividono una serie di segnalatori, quindi piccole molecole che una volta che il recettore viene attivato vengono coinvolte e attivano delle cascate di segnali all'interno delle cellule. Questo overlap probabilmente è la base dell'interazione tra il recettore dell'estrogeno e il recettore dell'insulina, che poi può avere dei significati e degli effetti diversi a seconda dei tessuti e dei contesti. Perfetto. Allora, adesso invece una domanda per Costantino. La donna ad elevato rischio cardiometabolico presenta anche importanti fattori di rischio per neoplasia della mammella, specie l'obesità. Esiste una differenza fra le diverse terapie ormonali a questo riguardo? Professore, scusi, può ripetere la domanda perché non l'ho sentita. È stata fatta da un anonimo follower. La donna ad elevato rischio cardiometabolico presenta anche importanti fattori di rischio per neoplasia della mammella. Sì. Esiste un progestinico preferibile agli altri? Dunque, sicuramente esistono degli studi fatti in Francia, la corte E3N, che evidenzia come nelle donne che hanno come progestinico il progesterone naturale, il progesterone micronizzato e o il diidrogesterone, la comparsa di un aumento del rischio di neoplasia mammaria avviene solo dopo un periodo prolungato di utilizzo e solamente nelle donne che utilizzino la terapia sostitutiva da subito. Io dovrei avere anche una slide sul mio computer che sto cercando disperatamente. Dovrebbe essere questa. Non le faccio vedere, ma sostanzialmente dei vari progestinici, il progesterone micronizzato e l'idrogesterone sono quelli che si associano a un minor rischio di neoplasia mammaria, almeno in teoria, e paradossalmente sono gli stessi da preferire per il rischio cardiometabolico. Esatto. Adesso una domanda, due domande. Integro una di Maria Grazia Cantù e un'altra di un anonimo follower per Tommaso Simoncini sull'uso di insulino sensibilizzanti nella transizione menopausale. E Maria Grazia Cantù ci domanda cosa ne pensa dell'uso dell'inositolo nelle donne in postmenopausa con sindrome metabolica. L'argomento è interessante perché non abbiamo molto chiaro, come penso che si sia capito dalla mia presentazione,
Quali sono i meccanismi fondamentali attraverso cui il corpo della donna cambia dal punto di vista della distribuzione del grasso a livello della menopausa? In effetti, dal punto di vista razionale, se un po' delle cose che ho fatto vedere sono vere, sembrerebbe che il problema periferico, quindi il fatto che il recettore dell'insulina sia diventi meno efficace, forse sia un problema secondario, non così centrale. Se questo fosse, l'utilizzo di insulinosensibilizzanti, sia farmaci come la metformina, che agiscono facilitando il lavoro del recettore dell'insulina, che siamo abituati a utilizzare in contesti come la sindrome dell'ovaio policistico ormai da tanto tempo, oppure l'inositolo nelle sue varie forme, declinazioni, composizioni e dosaggi, che è un cofattore del recettore dell'insulina, in questo contesto sarebbero poco razionali. In realtà forse non è così, perché poi c'è una grande variabilità da persona a persona. Abbiamo visto i fenotipi metabolici sono diversi, quindi ancora non sappiamo. Non abbiamo grossi dati di evidenza. Allora, sicuramente su un farmaco come la metformina, probabilmente qualche perplessità in più, per quanto non ha effetti collaterali, abbiamo tutta una serie di indicazioni che anzi l'utilizzo a lunga scadenza della metformina possa avere degli effetti benefici che vanno oltre il metabolismo, anche sulla prevenzione del cancro mammario e addirittura anche sulla riduzione del rischio di frattura osteoporotica. Quindi insomma non è un farmaco maneggevole. Però indipendentemente da questo, ecco, gli integratori come può essere l'inositolo sicuramente cose dannose non ne fanno e forse in alcune persone potrebbe essere un aiuto valido. Sempre ricordando che il concetto è che però le persone devono mangiare bene e fare attività fisica, se no non ci sarà inositolo che tenga. Fondamentale. Adesso Greta Garofalo, una domanda che farei a Costantino Di Carlo, che dice: in una paziente di 38 anni in menopausa precoce cardiopatica, che tipo di terapia proporre per la sintomatologia e prevenzione del benessere generale? Bene, che tipo di cardiopatia ha questa signora? Perché se si tratta di una terapia, come dire, ischemica, cardiopatia ischemica, è un discorso. Se per esempio ha una alterazione della frequenza cardiaca, siamo tutto in un altro discorso. Però io credo che in una paziente del genere, una terapia sostitutiva transdermica con un progestinico, come può essere il progesterone naturale, magari somministrato per via transvaginale, penso che potrebbe rappresentare la migliore terapia. Condivido. Adesso una domanda di Paola Barbara Goglia per il professor Simoncini. Scrive Paola Barbara: una dieta povera di carboidrati e senza zuccheri semplici può avere un effetto sulle vampate? Penso alla riduzione dei picchi glicemici e quindi alla riduzione delle secrezioni del cortisolo e quindi forse dello stato di infiammazione. Ma non mi risulta, non ricordo di aver mai letto un qualcosa su questa specifica componente nutrizionale, sulle quantità e l'incidenza di vampate di calore. Ci sono tante cose che possono ridurre le vampate di calore, quindi tra le varie forme di attività fisica, anche attività fisica che possono ridurre i livelli di cortisolo, il rilassamento, quindi per esempio abbiamo tutta l'evidenza sullo yoga, sulle tecniche di cognitivo-comportamentali, che poi alla fine sono delle forme di rilassamento. Però ecco, francamente la riduzione stabile della quota di glucidi semplici sicuramente fa bene da un punto di vista metabolico. Che questo abbia un impatto diretto sulle vampate di calore non saprei, ecco, non credo. Adesso invece una domanda per Costantino Di Carlo sull'utilizzo del progesterone micronizzato. Chiedono, dice, presenta vantaggi da un punto di vista metabolico, ma come si comporta questa terapia dal punto di vista del controllo del sanguinamento? Questa è una domanda che mi fa molto piacere, perché ho due studi miei pubblicati su questo argomento, in cui si evidenzia come effettivamente il progesterone naturale si associa a un controllo del ciclo più difficoltoso, è più facile avere spotting, è più facile avere irregolarità del sanguinamento con il progesterone naturale, ma questo si può ovviare con la somministrazione transvaginale. Il progesterone naturale somministrato per via transvaginale ha un effetto di controllo endometriale nettamente migliore. Quindi io direi che sì, effettivamente il progesterone naturale è più facile che ci sia qualche piccola irregolarità, ma utilizzato per via transvaginale riusciamo a eliminare questo piccolo problema. Adesso una domanda di Milena Pernice.
per Freda Tommaso Simoncini. Una paziente in iniziale postmenopausa con sintomi vasomotori importanti, insulino resistenza, familiarità per diabete e predisposizione a sindrome depressiva, ha come unica controindicazione la terapia sostitutiva la presenza di angiomi epatici di dimensioni notevoli, 6-8 cm. Che fare? Deve rinunciare senza appello alla terapia sostitutiva, quindi effetto della terapia sostitutiva negli angiomi. Ma allora, il fatto degli angiomi epatici è come dire, largamente indipendente dall'equilibrio ormonale. Non sono le iperplasie nodulari focali del fegato che hanno una parte di dipendenza ormonale, per cui ecco, quando ci sono dei noduli grandi l'esposizione agli ormoni può effettivamente determinare aumenti di dimensioni ed esporre rischi di rottura e sanguinamento. Essendo una malformazione venosa a basso flusso, che quindi potrebbe tecnicamente aumentare il rischio di una trombosi al suo interno, non controindicherei tanto la terapia ormonale quanto la terapia ormonale orale. Quindi, come diceva prima il professor Di Carlo, darei una preferenza, ma con tranquillità, all'utilizzo di una terapia invece transdermica o per cerotto o per gel, che possa essere più rispettosa appunto degli equilibri emocoagulativi. Ecco, a parte questo, non vedo perché questa donna non dovrebbe fare, tanto sono degli angiomi piuttosto grandi, per cui probabilmente il suo rischio ce l'ha comunque per il fatto di avere angiomi epatici. Perfetto, adesso per Costantino Di Carlo. Maria Grazia Cantù domanda: tibolone e rischio di trombosi venosa profonda. E Maria Scucchia gli domanda se il tibolone si può assimilare alla terapia transdermica con estradiolo e progesterone micronizzato? E dunque, no, la terapia tibolone non può essere assimilata alla terapia transdermica e presenta un rischio di tromboembolismo venoso che è sostanzialmente sovrapponibile a quello di una terapia orale con estradiolo più progestinico. Quindi il tibolone, che è un prodotto fantastico sotto altri punti di vista, perché ha un controllo dell'endometrio validissimo e ottimo su tanti aspetti, dal punto di vista del tromboembolismo venoso, però presenta gli stessi problemi che presenta la somministrazione di un estrogeno associato a un progestinico classico. Adesso una domanda per Tommaso Simoncini. La terapia ormonale per la menopausa può prevenire il diabete? Beh, sì, l'ho fatto vedere nelle mie diapositive, nelle ultime diapositive, lì l'evidenza è molto solida. Quindi in donne sane, in donne senza diabete, diciamo, l'incidenza di diabete di nuova insorgenza è molto inferiore, di spara di 40-50% rispetto alle donne che non fanno terapia sostitutiva. Questi sono i dati degli studi anche randomizzati, prospettici, e forse una delle evidenze meno discussa, meno conosciuta, ma più solida nel campo della terapia ormonale sostitutiva. Ora, al solito, come diciamo sempre, non utilizziamo gli ormoni per prevenire il diabete, facciamo altre cose, però in chi fa la terapia ormonale, ecco, non c'è certamente da avere paura di un problema metabolico, ma come stiamo vedendo in queste presentazioni, semmai il contrario. Perfetto. Pietro Vita domanda, la farei per Costantino, integrerei la domanda che io faccio. Menopausa precoce in un soggetto con alto rischio cardiovascolare. Quale terapia è da consigliare in una paziente sana? Io direi una terapia a pieno dosaggio, la donna giovane ha bisogno forse di un po' più di estrogeni, associata a un progestinico con un buon profilo metabolico. Quindi potrebbe o utilizzare una terapia orale con un dipirogestolone, per esempio, oppure utilizzare una terapia transdermica, ma a un dosaggio un pochino maggiore di quello che utilizziamo nella menopausa normale, e in associazione a un al progesterone naturale o al dipirogestolone. Perfetto, adesso abbiamo due domande che farei a Tommaso, una di Stefania Crispino che ci fa i complimenti per le presentazioni e vorrebbe chiedere cosa è possibile consigliare a pazienti che soffrono di cefalea con aura e nient'altro in anamnesi e Antonella Vitturini che domanda rapporti fra emicrania e terapia ormonale sostitutiva. Sì, allora, domanda interessante. La cefalea con aura è un problema per le terapie ormonali in generale durante la vita. È particolarmente studiata però per quanto riguarda le interferenze tra contraccettivi ormonali combinati con etilenoestradiolo, quindi le terapie più note, dove
Noi sappiamo che l'utilizzo della terapia contraccettiva aumenta un pochino il pur basso rischio di avere un ictus in queste donne. Per cui siamo sempre molto cauti, si preferiscono contraccettivi privi di estrogeni nel caso ci sia bisogno di utilizzare una contraccezione ormonale. Ora, per la terapia ormonale sostitutiva il concetto è un po' diverso, perché comunque sia sempre nel contesto della terapia, soprattutto transdermica, che quindi non ha... anche la differenza dal punto di vista farmacologico di avere un assorbimento costante nelle 24 ore, il concetto è quello di ripristinare una quantità di estrogeni circolanti che è comunque molto molto più bassa rispetto a quello che le stesse donne con la cefalea con aura, con l'emicrania con aura avevano durante la vita. Quindi il trucco è, diciamo che è attenzione, considerazione attenta della problematica, eventualmente consulenza con il neurologo se c'è bisogno, mai mai farsi mancare queste cose qua giù, però sulla terapia transdermica e soprattutto stando attenti alla continuità dell'assorbimento, quindi un patch forse anche meglio di un gel che con un rilascio continuo nelle 24 ore e quindi evitare sbalzi che sono quelli che poi stimolano di più gli attacchi di emicrania, è la cosa migliore. La stessa cosa vale per rapporti tra emicrania, menopausa e terapia ormonale. Allora, la maggior parte di donne che soffrono di emicrania o cefalea che sia legata a eventi riproduttivi sono sempre eventi legati a modificazioni brusche dei livelli ormonali, quindi quelle che hanno soprattutto l'evento cefalea nel momento del crollo di estrogeno e progesterone al momento della mestruazione oppure dopo il parto, questi momenti così. Quindi la stabilizzazione, la continuità dei livelli ormonali è un qualcosa che di solito non dà noia. Ecco, quindi dopo la menopausa spesso queste persone stanno meglio perché non hanno queste fluttuazioni ormonali, però se hanno le vampate di calore, se hanno una terapia che le mantiene con un costante livello di estrogeni, possono stare meglio comunque e non avere nemmeno episodi di cefalea. Perfetto, poi per Costantino, Massimo Romano ci domanda se ci sono delle differenze in merito al rischio cardiovascolare tra le pazienti con menopausa naturale verso la menopausa chirurgica. Ma ci sono questi studi fatti negli Stati Uniti in cui si evidenzia come la terapia, la menopausa, non solo la menopausa chirurgica, ma anche la singola ovariectomia porta delle complicanze a carico delle patologie neurodegenerative. Per quanto riguarda il rischio cardiovascolare, invece, la probabilità che una menopausa chirurgica possa essere peggio di una menopausa naturale, che io ricordi studi chiarissimi sull'argomento, non ne vedo, ma a lume di ragione, diciamo, una brusca interruzione della produzione di estrogeni è probabilmente correlata con un aumento del rischio maggiore rispetto a quello che otteniamo con invece una progressiva lento esaurimento della funzione gonadica. Non so se Tommaso o se il professor Ginazzani hanno la specifica referenza bibliografica che in questo momento mi sfugge. Io non al momento, però a Tommaso chiederei una cosa. Maria Conforti ci domanda se vi sono studi che chiariscano se c'è differenza di incidenza di carcinoma mammario in donne a seconda dell'uso transvaginale o orale di progesterone micronizzato. No, però diciamo che non, gli studi che abbiamo di comparazione dell'incidenza di tumore mammario, uno il principale lo citava prima il professor Di Carlo, lo studio Le 3N, francese, una grande coorte, ma ce ne sono altri, identificano il progesterone micronizzato come anche l'idrogesterone, che sappiamo è uno stereoisomero, quindi è del progesterone, ma ha la stessa formulazione chimica, le stesse caratteristiche di affinità recettorale, anche se cambia un pochino la distribuzione. Beh, con questi progestinici non ci sono evidenze di aumento di tumore al seno in generale, quindi è difficile pensare che ci possa essere una differenza in meglio o in peggio tra darlo per via vaginale o darlo per via orale. Ecco, insomma, il maggior candidato per un rischio sarebbe quello per via orale, ma negli studi che abbiamo non sembra impattare sul rischio di tumore al seno, per cui direi che dovrebbero andare bene tutti e due. Ecco. Perfetto, adesso a una domanda di Luigi Bertani rispondo io, perché l'utilizzo di DEA nella menopausa e sindrome metabolica. Gli studi fatti con DEA, sapete, da moltissimi anni lo utilizziamo ampiamente nella terapia in varie situazioni, tra l'altro anche in donne in postmenopausa carenti di DEA.
Ecco, l'idea si è rivelato migliorare la sensibilità all'insulina e quindi in uno studio che abbiamo anche recentemente pubblicato con Andrea Giannini, che era stato anche iniziato tanti anni fa assieme a Massimo Stomati, avevamo proprio visto che sull'assetto glicemico della risposta in al carico di glucosio e della risposta insulinica, la somministrazione di DEA è assolutamente migliorativa nella qualità di risposta, nella qualità del contenimento della iperglicemia e in un'altra serie anche di fattori metabolici. Quindi il DEA non sembra peggiorare il quadro. Adesso siamo vicini alla fine, vorrei raggiungere due ultime domande che sono arrivate. Intanto ringrazio Antonella Vitturini che ci dice che sono state delle fantastiche relazioni. Due domande, una per Tommaso e una per Costantino. Menopausa conclamata senza disturbi, vanno risparmiate le ovaie in caso di neoplasia benigna? Uno risponda. Io rispondo volentieri, ma non ho capito la domanda. Menopausa conclamata senza disturbi, vanno risparmiate le ovaie in caso di intervento per neoplasia benigna? Ah no, vabbè, ora se la menopausa è conclamata, le ovaie hanno smesso di funzionare, diciamo che allora a quel punto, dovendo fare un intervento per qualsiasi motivo, vale la pena di fare un'anisectomia profilattica. Credo che su questo non ci siano discussioni. È un intervento chirurgico semplice, soprattutto. Certamente non andiamo a togliere le ovaie a donne che non devono essere operate solo perché sono in menopausa. Ecco, questo no, ma nel contesto di un intervento, sicuramente certo, sì. Perfetto. Adesso Costantino, terminiamo con la domanda di Gabriella Addi. In paziente sintomatica per vampante di calore e insonnia con piccola cista endometriosica, si può prescrivere la terapia? Io direi di sì, e qua credo che trova una perfetta indicazione il tibolone. Perché nella mia esperienza la somministrazione di tibolone sia a pazienti con miomi sia a pazienti con endometriosi non fa ritornare la sintomatologia che era scomparsa con la menopausa. Quindi sì, infatti facciamo la terapia, in particolare io in queste pazienti consiglio l'utilizzo del tibolone. Perfetto. Allora, Costantino e Tommaso, grazie mille. Credo che sia stato un bellissimo esempio di come la ginecologia italiana può affrontare il problema della sindrome metabolica e intorno al momento della menopausa. Adesso il prossimo webinar dell'Associazione Italiana di Endocrinologia Ginecologica sarà quello sulle strategie di contraccezione specifiche per casi particolari ed avremo il piacere di avere Angelo Cagnacci di Genova e Stefano Luisi di Siena. E vi invito tutti, la data sarà dal 20, vi invito tutti a questo webinar e vi ricordo che la data del nostro webinar sarà il 30 settembre, sempre alle 17, e vi ricordo che la nostra associazione avrà ancora, e per ora è rimasto ferma la data, al 25-26 di marzo 2021, il nostro congresso a Roma. Ringrazio tantissimo Tommaso Simoncini, che saluto a Pisa, ringrazio Costantino Di Carlo, che saluto a Catanzaro, due splendide figure dei nostri Atenei. Grazie mille e un caro saluto a tutti e buona serata.